Gentili spettatori della Palo You 2, know, deve siamo qui sapere. con un artista straordinario, Pierluigi Pier Tessitori, Giorgio. Pier Giorgio, in Adesso la arte. tieni. Giugio. Ecco, ma da cosa nasce questo tuo nome? Allora, innanzitutto, buonasera a tutti, buongiorno quando vedrete questo video. Il nome Giugio nasce principalmente da un numero, quindi è basato sul numero che è il 13. Il 13 è il mio numero, diciamo, guida, essendo che sono nato il 13 aprile. Ogni avvenimento della mia vita è seguito comunque, cioè mi sta appresso questo numero. È un portafortuna, diciamo, perché tutti gli avvenimenti più importanti sono successi. Masla Kledi, Buonasera a Support, tutti. e ci sta comunque, diciamo che lo tengo dietro. Comunque mi piaceva anche l'immaginario di portarmelo anche dietro in questa mia passione, che comunque è fare musica e farla, diciamo, conoscere un po' a tutti, ecco. Questa è una cosa straordinaria. Grazie. Qui ho delle domande che sono state fatte ad altri artisti, ma le ho personalizzate per te. Allora, Ok. quali sono gli effetti del tuo lavoro artistico sulla tua vita quotidiana? Beh, oddio, allora, diciamo che ovviamente molte cose che facevo durante il pomeriggio sono variate, ovviamente, perché prima uscivo semplicemente con gli amici. Da quando ho conosciuto il Fuori dai Binari, che è lo studio in stazione a Rapallo, diciamo, mi si è aperto un mondo. Ho iniziato a fare i pomeriggi segregato in studio, a provare robe, a comunque ad approcciarmi a quella che era la mia passione e a cercare di migliorarmi sempre di più ogni giorno. Anche i miei pensieri la notte vanno sulla musica, su come andranno i progetti futuri, se riuscirò a chiudere comunque quello che ho in testa. È una cosa bella che, anche se ho molta ansia molte volte, però è una cosa che mi dà molta soddisfazione poi quando uscirà effettivamente il prodotto finito, come è successo con quest'ultimo EP che è uscito il 29 gennaio e che comunque c'è dietro un lavoro di un anno. È stato difficile sia organizzarmi che farli uscire come piacciono a me, anche a distanza di tanto tempo, essendo che comunque durante questo anno è cambiato molto il mio approccio sul mic e comunque ci sono stati tanti cambiamenti, ecco. Invece i tuoi genitori cosa ne pensano di questa tua passione? Allora, i miei genitori comunque sono soddisfatti perché comunque vedono che mi interesso a qualcosa, mi piace percorrere quello che è il mio sogno. Adesso, vabbè, ovviamente la vedono come una passione, anche se magari io cerco portarmela appresso come se fosse un lavoro. Speriamo che vada tutto bene, che possa poi farci dei soldi sopra per riuscire a viverci. Invece il tuo gusto musicale, da cosa nasce? Allora, principalmente io ho sempre ascoltato rap, quindi si basava praticamente su quello. Poi, andando avanti col tempo, ho arricchito la mia biblioteca musicale con heavy metal, comunque gruppi anni 80, mi piacciono particolarmente, come possono essere Black Sabbath, Led Zeppelin. Su quel mondo lì mio padre mi ha dato una mano, è un grande appassionato di quel mondo e mi ha fatto conoscere grandi artisti. E poi io mi ascolto praticamente di tutto, quello che è musica e arte alla fine bisogna portarselo appresso, perché possono comunque nascere degli abbinamenti abbastanza intriganti e cercare di fare roba diversa, ecco, ovviamente dalla solita corrente musicale odierna che sta andando di moda ultimamente. Ma sei tu che componi la tua stessa musica? Io sì, compongo la mia musica. Sto molto dietro anche alle produzioni. Ringrazio i miei produttori, Ler da Milano, Kenny Zona G, anche Amos che mi ha fatto una produzione. Ma che cosa ti ha insegnato la musica? Allora, la musica mi ha insegnato praticamente a stare al mondo, a vivere sia con le persone con cui lavori e anche alle persone che ti ascoltano. Quindi un approccio di fratellanza, trovo, comunque di famiglia. Grazie alla musica, comunque, ho conosciuto tanti amici, ho stretto tanti bei legami e sono molto contento di questa cosa qua. La musica ha legato molto, sia in fatto personale che con le altre persone. Che cosa significa tragico finale drammatico? Allora, tragico finale drammatico è nato. Praticamente era andato un giorno d'estate con un nostro amico, si chiama Asa, che saluto, bella Asa. Siamo andati in zona tipo Pozzetto, siamo andati al mare lì e a me avevo questa fissa qua di tragico finale drammatico, comunque questa unione di parole, questo susseguirsi di tanti avvenimenti, comunque dall'inizio fino alla fine, all'apice. E io, diciamo, ho iniziato a scrivere, avevo un pennarello, ho iniziato a scrivere su queste pietre, tragico finale drammatico, e ho detto lì, ma guarda, posso basarmi su questa roba qua per fare il prossimo progetto. È tutta nata a caso come cosa. Poi da lì si è evoluta anche come stile musicale. Per quanto riguarda invece i ragazzi di vita. Allora, Ragazzi di vita, non so se sai, ma comunque è un'opera di Pasolini. E anche lui mi ha ispirato molto. Mi sono ispirato molto a questo concetto di ragazzi di vita. Nel testo dico comunque
comunque spetta chi parte dal basso, perché comunque c'è gente che come noi o comunque come molte altre persone parte dal proprio piccolo per cercare di espanderlo il più possibile. Comunque anche il concetto di ragazzi di vita vengono descritti come ragazzi che comunque sono emarginati, comunque al limite, che cercano effettivamente di trarre guadagno da quello che fanno, anche se racconta di gesti che non vanno assolutamente fatti. Hai parlato di guadagno, ma tu con le varie piattaforme guadagni effettivamente qualcosa? Io non guadagno un cazzo. Quando sei all'inizio, ovviamente, più spendi più potresti avere qualche possibilità di fare qualche piccolo guadagno, e sono più i soldi che ho speso che quelli che ho guadagnato. È ancora tutto da scrivere, ecco. In questa tua storia, con quale artista famoso ti piacerebbe collaborare? Italiano o americano? Chi vuoi. Particolarmente in Italia sono molto disposto a farlo con Tedua, comunque è un artista che a me piace un sacco. Poi mi piacerebbe anche lavorare molto con musicisti in generale, persone che non siano prettamente nell'ambito del rap o dell'hip hop, anche al di fuori, ecco. E stranieri direi nelle cioppa, così a caso. Io se penso a Pierre mi viene in mente solo ASAP Rocky, ecco, visto che lui è un patito. ASAP Rocky comunque è grande precursore di un movimento che comunque si sta espandendo e che si è comunque espanso. Con la sua mob sta creando veramente qualcosa di straordinario. Spero vivamente che se dovessi fare una collaborazione internazionale ASAP Rocky sia disposto a farla, ecco. Sarebbe il coronamento di tutto. Qual è il tuo obiettivo finale? Il mio obiettivo finale è riuscire, diciamo, a campare con quello che faccio, con quello che mi piace, e di star bene. Poi avere tanti soldi da scoppiare, alla fine quello magari potrà succedere, però non è quello a cui miro, eh. Miro prettamente a stare bene, a riuscire a rientrare nelle mie spese, fare la musica, vivere così proprio in chill. E se le cose non andassero come previsto? Mi ammazzo, lo dico in diretta. Boh, ci rimarrei male. Ovviamente continuerò a farlo finché non crepo. Se non dovessi riuscirci, boh, non sarebbe la stessa cosa. Primis, il rapporto con la musica, boh, si fa quel che si può. Arriviamoci. E hai un messaggio da dare a tutti quanti? Niente, andate ad ascoltare Tragico Finale Drammatico su tutte le piattaforme, trovate il mio Instagram Pier Giorgio Tessitori, dove poi troverete tutto, tutte le informazioni sulle varie uscite. Portate Rapallo, supportate questa piccola realtà che sta piano piano prendendo piede, sta cercando di farsi anche un po' notare, quindi rispetto. Questa è una richiesta facoltativa, vai. Vuoi cantare qualcosa? Cantare qualcosa? E cosa potrei cantare? Un pezzo. Un pezzo, ti faccio qualche pezzo, dai. Ti faccio una strofa, te la faccio una inedita. Ecco, ricordiamo, tu sei il suo assistente. È il mio assistente, lui sì, lui è il mio drip man. Buongiorno, pubblico di Rapallo 2. Ora si esibirà Pier Giorgio Tessitori con una nuova strofa inedita. Un piccolo assaggio per voi. E niente, godetevi lo spettacolo. No, ok. Te la faccio così, a cappella, sì, proprio, sì. Ok. Yao, la gente cambia, causa di Bianca o di un conto in banca. Cambia casacca, Frero ritorna, ti aspettiamo a casa. Nascia di sangue come a Gio a Caracas. Crescer duele, fa casti rapper. Siete le vostre occasioni perse, opposti al potere. Ma poi che successe in quel Roma-Napoli nell'87? Ya, yeah. Affila la rima in freestyle, ya, yeah. La zona ultra nella mischia, se versami altra gingigna. Vendetta d'amore galigna, pa.